dato una reggenza a parte quelli che conosco nessuno. Allora, ci troviamo di fronte a uno dei veicoli più semplici da guidare, che comunque è sempre una macchinetta da corsa, che ha delle caratteristiche corsaiole, ma è di una facilità estrema. Come dicevo stamattina ai ragazzi che sono già venuti a vederla, il punto focale di questo successo, perché si parla di un successo commerciale che a breve raggiungeremo le 200 unità vendute, con 60-70 licenze che correranno quest'anno, dove sarà, è già un successo molto valido, è dovuto a tre cose fondamentali. La prima, la sicurezza della macchina, che è veramente molto forte, molto grande. Secondo, le prestazioni. La macchina può viaggiare a più di 200 all'ora, macchinino così, pesa 470 kg, ha 140 cavalli nominali di motore ed è il motore sequenziale della moto con il cambio sequenziale. Dunque poi vi spiegherò un po' di meccanica. Il terzo successo, che poi è il vero successo, i costi veramente limitati per il motorsport, sia di acquisto che di utilizzo della macchina. Oggi è una macchina full optional per i clienti italiani, perché il cliente francese, il cliente americano si accontenta della macchina, il cliente italiano no, anche perché abbiamo l'obbligo di mettere sulle macchine tutto quanto, sedili FIA, cinture FIA, tutte queste cose che fanno salire un po' il prezzo, ma ti danno veramente tanta sicurezza. Allora, la macchina costa 27.000 più IVA nuova, pronta gara, compreso di tutti gli accessori che possono essere, tutti i pezzi FIA, il dashboard, il cambio elettronico, tutto quello che c'è da mettere su una macchina del genere. Ci spostiamo verso la coupé, questa è la sedan. Sedan sta per station wagon in americano. La differenza tra una sedan e la coupé è un telaio, un roll bar leggermente più lungo per la sedan, che deve sopportare una carrozzeria più lunga. Tutto il resto è perfettamente intercambiabile. Dunque, se io tagliassi orizzontalmente la macchina, tutto quanto è sotto le portiere posso intercambiarlo con la coupé, il tetto no, perché è l'unica cosa che non può essere cambiata. Il passo cambia, le centraline dello scarico arriviamo a 140 cavalli di nuovo, tantissimi. La grande prestazione è fatta chiaramente dallo scarico libero, perché avendo uno scarico, le moto hanno degli scarichi che sono completamente soffocati, questo qua a scarico libero che ha la potenza te la dà. Sei marce, una sei marce sequenziali, dunque la prima in avanti perché la prima della moto è giù, tiro per mettere marce alte, spingo per togliere marce. Nel vostro caso oggi farete due sessioni di prove, una sessione stock, che chiamiamo stock, la macchina rimane uguale da corsa, mettiamo un bullone che viene calibrato per inibire l'affondamento dell'acceleratore, dovete conoscere un po' la pista, conoscere un po' la macchina, dopodiché ve lo calettiamo a 130, 120, 130 cavalli, che noi la chiamiamo race, in modo che tutti abbiano la vera sensazione della macchina. Attenzione, il motore motociclistico aspirato, contrariamente a un motore automobilistico, la spinta te la dà sempre, ma te la dà sempre in maniera molto graduale, non hai il colpo di frusta, questa parte già subito, dunque anche se siete in una marcia relativamente alta, non abbiate timore, la macchina vi porterà fuori, sì, ha un tiro di coppia importante. Siamo a 9 kg di coppia per 470 kg, che è come avere un appunto con 11-12 kg, dunque non abbiamo problemi di motorizzazione. Allora abbiamo fatto, però noi italiani abbiamo fatto la categoria delle chiedi. Così, la possibilità di fare bene. Allora, abbiamo fatto under 21, under 45, over 60, dunque abbiamo quattro categorie. 45, 60. Noi siamo 50. Thomas, Io sono over 45, perché sono 45. Come in poche centinaia di euro, migliaia di euro. Un danno di una macchina di 1000 euro su una macchina del genere costa su una Clio o su una Peugeot 208 15.000, perché tutto è stato ampliato. Il ponte posteriore, perché... eccoci, io vendo anche i ricambi, così. Va bene, io sono un meccanico. Allora, da meccanico noterai che questo è un ponte di un'automobile normale che è stato accorciato dal lato destro per fare crea, e abbiamo tolto il differenziale saldato. È proprio corona a pignone diretto con i due satellitari e via. Il sistema permette di avere un controllo della macchina molto più sincero, e soprattutto quando si guida veramente forte
è un kart. Quando si guida veramente forte è un kart. Quando si guida sul bagnato, di dove veniamo? Dal Formula A. Allora ci siete dentro. Ci siete degli dentro anni 90 eravamo nel Formula A. Come si guida la macchina, che è la cosa più importante. Oggi non vi mettiamo a disposizione il dito elettronico del cambio. Il motivo è molto semplice. Dobbiamo farvi usare le frizioni, che è l'estremo pedale sinistro, perché la macchina è corredata di pedale dell'acceleratore all'estrema destra, pedale della frizione all'estrema sinistra, centralmente ha un pedale del freno sdoppiato attorno al piantone. Perché questo? Perché si usano in America queste macchine sugli ovali da velocità e tu hai come il kart, tu hai la necessità di farlo. Anche se siete specialisti, vi dico di non farlo. Perché? Perché in una pista così tortuosa e così difficile da imparare, se uno frena per errore non succede nulla, ma se uno sfriziona per errore potrebbe andare in ghiaio, potrebbe succedere. Abbiamo visto uno prima. Sì. Il freno che possiamo fare alla macchina in quanto motore motociclistico è che quando le ruote girano alla rovescia vanno a sommortificare il motorino d'avviamento e questo esplode, che è di plastica. È un altro enorme, molto bello. Risultato? Gomma perfetta per tutto. Dunque noi abbiamo i piloti che vogliono fare un po' la differenza, hanno semplicemente 8 cerchi, 2 con un cerchio gommato nuovo per la pioggia e un cerchio consumato bene per l'asciutto, e noi facciamo tutto l'anno. Quindi veramente grandi economici. Tra asciutto e pioggia varia qualcosa sulla velocità della macchina? Allora, visto che venite di qua, vi faccio vedere un po' la facilità. Precarico, ma alziamo la macchina. La molla si indurisce e la macchina si alza. Si può fare. Non si può andare sotto i 9 cm e mezzo di macchina. Non si può andare perché misuriamo tutto. Poi lavoriamo su 3 fattori basilari: convergenza, caster e camber. Caster e camber con questo tipo di triangolazione è semplicissimo, sì, 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 e incazzatissimo. Certo. Un millimetro e cambia tutto. Sì, allora alla fine cosa facciamo? Mettiamo le macchine sulle bilance, le mettiamo standard e poi ognuno di voi se le regolerà qualora avesse la propria macchina, certo. E lì casca l'asino, tutti stesse regolazioni. Perché? Perché la macchina non accetta niente di paradossale, certo. Niente di... E questo diventa bellissimo. Perché... Casomai piccoli interventi a piacere della guida. Ma ti cambia, vai a Vallelunga, tu chiudi un po'. Vai in negativo, a un certo momento la macchina non si inserisce più, certo. Lo apri, si inserisce troppo, sì. E quello fa la bellezza di questa macchina, dove tu con un prodotto praticamente simile a tutti gli altri piloti vai di stocca e via, vai di stocca e via. Macchine che comunque a Vallelunga hanno fatto 9 secondi più lenti delle NASCAR ufficiali. E a Monza siamo stati un secondo più veloci delle Crew Cab.